Continua con grande successo il laboratorio cinematografico Corti dei Liconti, organizzato da Promogite Film Studio. L'esperienza permette agli istituti scolastici di tutta Italia di realizzare sotto forma di cortometraggi le fiabe dell'autore Giambattista Basile. A fine marzo l'Istituto Comprensivo Alfredo Fusco di Castelforte ha partecipato al laboratorio mettendo in scena la fiaba La vecchia scorticata nella fantastica città di Polignano a Mare, in Puglia. La responsabile del progetto, l'irrefrenabile Carla Filaci, con la collaborazione delle coreografe Jessica Romano, che ha realizzato il balletto folk, e Martina Falso, autrice del il balletto delle fate, ha coinvolto circa 50 alunni che hanno interpretato i personaggi della storia e interagito con il regista Gianni Petrizzo nel cast tecnico. Ben trovati, gentili telespettatori, ci troviamo a Polignano a Mare, in quale regione? Puglia. E siamo con l'Istituto Omnicomprensivo. Istituto Tecnico Comprensivo di Castelforte e Mintorno. Alfredo Fusco, giusto? Sì. E loro sono i ragazzi che hanno girato una fiaba di Corti dei Liconti, che fa parte della sezione Ciak Si Gita 2019. Insieme a loro le docenti Carla Filaci, Teresa Maccio e ancora Rosa Vellucci e Emilio 50. Loro hanno accompagnato questi straordinari ragazzi che hanno fatto un lavoro impeccabile. Allora andiamo subito a intervistare. Com'è stata questa esperienza? Faticosa e molto bella. Il re invece, che è colui, il fortunatissimo, che ha sposato questa regina? Molto bella, anche perché ogni anno cambia un tema. È faticosa, come ha detto Ines, ma entusiasmante. Benissimo, invece il nostro amico Giuseppe si è occupato prettamente dell'aiuto regia. Com'è stata questa esperienza? Faticoso. Ma bello pure. Cosa ti ha interessato di più nel lavoro che si fa dietro a un film? Il tenere la giraffa al microfono puntata verso gli attori, che così si sente meglio, no? Bene, allora lui ha interpretato la parte del barbiere, com'è andata? Bene, abbastanza bene. Soddisfatto dell'iniziativa? Sì. Che cosa vuoi dire ai tuoi compagni dopo questa esperienza? Che sono stati molto bravi. Che sono stato felice di collaborare con i miei amici per questo spettacolo teatrale bellissimo. È stato faticoso, ma alla fine era bellissimo e sarà bellissimo. Bene, infatti noi vi aspettiamo tutti insieme. Nel frattempo ci ha raggiunto una fata, mi sembra, una ballerina. Vieni qui con me. Anche loro hanno creato un balletto eccezionale. Prima il balletto delle fate e poi l'altro folk, giusto? Sì. Allora raccontaci, vi siete preparate davvero tanto per ballare in quel modo? Perché siete state bravissime. Sì, certo, ci sono voluti giorni e almeno il risultato l'abbiamo avuto, è anche molto bello. Raccontami nel dettaglio l'esperienza, com'è stata? Bella, bellissima. Cioè, ti sei divertita? Sì, tanto. Bene, complimenti allora ai ragazzi dell'ICI Castelforte e Minturno, giusto? Sì, fanno parte dell'istituto anche Minturno, però non sono venuti in questa gita. Parliamo anche di questa danza, di questo ballo. Quanto tempo avete preparato tutto questo? Noi abbiamo preparato questo in 3 settimane e quindi è stata una cosa che, diciamo, ci ha lodato molto, anche perché non abbiamo messo tanto tempo ed è venuto anche un prodotto abbastanza carino, diciamo. Assolutamente sì. E noi qui da Polignano salutiamo anche il dirigente Polidoro Amato e appuntamento a fine settembre per il gran finale di Corti dei Liconti 2019. Salutiamo. Ciao.